Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo nella serie delle 7 con i nostri gamberetti, signori miei. Allora, prima di partire con il video, vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, comunque trovate il link in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, in descrizione trovate il link per poterle fare tramite PayPal. Detto questo, ragazzoli, partiamo con il video. Ok, raga, allora, prima cosa, andiamo a fare gli allenamenti. Andiamo a fare gli allenamenti. Io non mi ricordo un attimino, noi abbiamo sistemato tutte le cose, ma l'ultima volta che abbiamo allenato, boh, andiamo con i centrocampisti. Sì, dai, alleniamo i centrocampisti. Così facciamo crescere loro. Il nostro Cunningham diventa un 56. Bravo Cunningham, devi continuare ad allenare. Che simpatico è un Ponsà. Il nostro Buffetto Amponsà, simpatico, simpatico. Allora, signori miei, noi siamo quarti in classifica, non siamo messi malaccio. Andiamo alla prossima partita che è il 19 gennaio. Se non sbaglio, noi al mercato siamo in pieno mercato, ma non stiamo né comprando, né, non stiamo comprando nessuno. Abbiamo venduto due giocatori, se non ricordo male, e abbiamo il The Rock dei poveri in prestito che ancora nessuno si è venuto a prendere. Io dico, glielo porterei con la carriola. Ma ancora nessuno se l'è venuto a prendere. Andiamo a vedere un attimo la classifica, la formazione. Anzi, prima andiamo a vedere se c'è qualcuno che si è lamentato. Drollo, 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 Johnson. Mi aspetto che questa stagione. Va bene, niente, non si è lamentato nessuno. Quindi possiamo fare la formazione che vogliamo. Allora, Morris Naga, direi diamo un turno di riposo a Naga e mandiamo dentro. È tornato? Non era tornato? Morris, Claudio, niente, lo lasciamo fuori così si recupera. Casateia, Ponsa, Raid, leviamo il Raid, facciamo entrare Mariani, ok, fuori Nicholson, andiamo un turno di riposo, vada Esposito, Mitchell, Salazar, Harwood, dai Hamilton, Drollo titolare, McKinley, va bene, giochiamo con loro, raga, giochiamo con loro, ricordiamo, l'obiettivo è quello della promozione, raga, noi siamo quarti. Riuscissimo ad arrivare secondi, avremo la promozione diretta, ma dobbiamo recuperare 6 punti sul Charlton Athletic che non si ferma minimamente. Allora, l'Hull City viene da 3 vittorie consecutive, l'ultima contro il Doncaster per 2-1. Noi siamo fuori casa, che ci famo? Ci vinciamo 1-0, bella così, gol di Mitchell all'88esimo, raga. Sono entrati Claudio e Teco per Morris e Naga. Va bene, ammoniti nessuno, bella così, 3 punti importanti portati a casa, bella così, ragazzuoli. Bella così, abbiamo battuto l'Hull City che veniva da 3 vittorie consecutive, non si scherza. Prossima partita, siamo sempre quasi a 63 punti. Ok, stiamo calmi. Prossima partita contro non so chi sia quella squadra di lì. Non riconosco gli stemmi, raga, purtroppo. Il Gillingham, come cavolo ti chiami? Il Gillingham. Allora, noi abbiamo la squadra completamente distrutta. Io direi fuori Naga per dov'è? Dove sta? Perché me lo perdo? Claudio, e deve giocarla lui per forza. Casadei fuori per O'Sullivan. Andiamo un turno di riposo. Fuori Amponsà torna Reid, che dovrebbe aver leggermente recuperato. Mariani se la gioca. Esposito gioca Nicholson. Mitchell, qui abbiamo Watanabe, ma non mi fido. Fuori Hamilton torna Harwood. Drollo, facciamo giocare Raja. E basta, raga. Abbiamo mezza squadra che. Completamente distrutta. Avremo bisogno di un qualche turno di riposo per recuperare, ma non riusciamo a recuperare. Forse potrei fare giocare. Facciamo dai, fuori Mitchell, dentro Watanabe. Dai, almeno cerchiamo di avere i migliori in campo. I migliori, i più riposati in campo. Anche se non è per niente facile. Dai, è così. Ci serve Claudio. Claudio è ancora rotto. Siamo in casa contro il Gillingham. Dobbiamo riuscire a vincere, raga. Siamo in casa. Loro vengono da una sconfitta contro il Blackpool. Che ce famo noi, raga? Dai così, dai, io ci credo! E vinciamo, bella così, doie! Dai, hanno sbagliato il rigore loro al 73esimo, meno male! Vinciamo 3-2, gol di O'Sullivan, Morris e Naga. Sono entrati Naga, Teco e Mitchell. Per Morris, Claudio e Watanabe che si è fatto male. Ammoniti Raja, Harwood. E il proprio Watanabe. Watanabe ha fatto qualsiasi cosa, si è fatto male, si è fatto sostituire, si è preso il cartellino giallo. Va bene così, raga. Va bene così. Allora, abbiamo allenato i centrocampisti l'altra volta, no? Andiamo a allenare gli. Ok.
Dai, è così, dai i miei esterni che devono crescere e non stanno, non si sa, nessuno si è andato bene, a parte Abba che è un primavera e non ci serve a niente. Va bene ragazzi, va bene. Andiamo a vedere qual è il secondo dell'infortunio. 2 mesi per Watanabe, mamma mia, frattura al gomito, neanche il tempo di essere promosso in prima squadra che già si fa 2 mesi d'ospedale. Grande Watanabe, hai capito tutto dalla vita. Allora, siamo terzi, raga. Ui, la classifica si fa non interessante di più, raga. Siamo terzi a 66 punti. Siamo terzi a 66 punti. Portsmouth ne ha 67 in più, uno in più di noi. E il Charlton ne ha sempre 3 in più di noi al primo posto. Noi abbiamo una partita in più, però. Mi sto accorgendo adesso che abbiamo una partita in più rispetto all'Hull City, al Portsmouth, al Charlton. Quindi niente, stavo festeggiando per cretinate, raga. Stavo festeggiando per cretinate e ho sbagliato a cliccare. Ho aperto la classifica che non ci interessava. Andiamo avanti col tempo. Arriviamo a fine mese, che forse fine mese oramai dovremmo concludere col mercato. Niente, Johnson non se l'è venuto a prendere nessuno. Il The Rock dei poveri ce l'hanno lasciato sul groppone a noi. Contro chi giochiamo? Non è il Portsmouth. Che squadra è quella lì? Proprio alla vigilia della chiusura del mercato, alla vigilia della chiusura del mercato. Andiamoci a vedere questa partita che è contro il Peterboro, ok, o Peterboro, raga, scusatemi se sbaglio gli accenti. Io voglio semplicemente vedere se il The Rock dei poveri è in cessione, in prestito, raga, perché è assurdo che non se lo viene a prendere nessuno. Dove stai? Dove stai? Johnson, cedibile in prestito. Ah, zio. Rimuovi dai prestiti, no, rimuovo niente dai prestiti, te ne devi andare proprio in prestito. Te ne devi proprio andare, devi trovare qualcuno che ti viene a prendere, pure tua zia, qualcuno che ti faccia giocare in qualche altra squadra. Allora, sistemiamo la rosa, raga. Morris Claudio va bene, Sullivan no, rimettiamo Casadei, Reid Mariani. Allora, Reid da questa parte, al posto di Mariani mettiamo Amponsah, così non si offende nessuno. Nicholson, Watanabe fuori, dentro Mitchell. Salazar Harwood, va bene, qua torna il piccolo Drollo, diamo un turno di riposo per Salazar e facciamo giocare Hamilton, ora fende, leviamo Watanabe perché sennò non mi fanno giocare, mettiamo dentro Sullivan che è contento. Johnson mio, te ne devi andare, Johnson, devi trovare qualcuno che ti viene a prendere, cioè fai una telefonata, chiama tua zia, chiama, ti faccio il permesso io per andartene, guarda, ma te ne devi andare. Attenzione, concentrati sulla partita, raga. Partita fondamentale. Se vinciamo questa, abbiamo fatto filotto, raga. 3 vittorie su 3. E ci avviciniamo pesantemente alle prime 2 posizioni del campionato. Loro vengono da un pareggio contro l'Accrington. Siamo fuori casa, raga. 29 gennaio 2020. Che ce famo? E dai, è così! 3-0. Prendi e porta a casa, raga. Doppietta di Nicholson, un gol di Reid. È bella così! Bella così, sono entrati Sullivan e Mariani per Reid e Casadei. 3-0. Bello pesante, pulito pulito. Bella così, bella così. Dai, 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 ci crediamo, raga, ci crediamo. Andiamo a fare gli allenamenti, andiamo a fare gli allenamenti. Allora, se non sbaglio dobbiamo andare ad allenare gli attaccanti. I terzini si sono rotti. Perché vabbè, c'è Watanabe che è rotto per 2 mesi. Quindi i terzini per ora li salteremo. Alleniamo i nostri attaccanti. Dovevo mettere Claudio. Dovevo mettere Claudio. È l'altro attaccante. Dovrei metterli qua. Va bene. Dopo lo sistemerò. Mitchell è contento per tutte le presenze che si è fatto in campo. Bravo Mitchell. Tu mi dai soddisfazioni. Apprezzo il tuo impegno. Bravo Mitchell. Bravo Mitchell. Fai salire sopra il morale. Allora, abbiamo sempre una partita in più rispetto al Charlton e Portsmouth, signori miei. Però con una partita in più noi siamo a pari punti con il Charlton e un punto sotto con il Portsmouth. Ovviamente questa differenza di partite ce la porteremo fino alla fine della stagione, è sicura questa cosa, raga. Non ci faranno più a vedere i risultati a pari punti, è sicuro, raga. Potete giocarci quello che volete. Attenzione, offerta per il trasferimento per Harwood. No. Non avete capito niente. Harwood non si muove, dovete venire a prendere Johnson, non Harwood. Johnson non si muove, Harwood non si muove, giocatore, chi è che è tornato? Ah, Vaz! Oh, il nostro difensore centrale è tornato dall'infortunio. Vaz, finalmente. Così lo possiamo tornare, può tornare ad allenarsi e può tornare anche lui a dare un poco di fiato ad Harwood e a Salazar. E ad Hamilton, che col fatto che è ripartita la Formula 1 adesso ha il doppio impegno e quindi è molto stanco, signori miei. Però riesce comunque a fare il suo e a portare delle belle prestazioni a casa. Niente, raga, Johnson non se lo viene a prendere nessuno. Porca miseria, proviamo a levarlo dalla lista dei trasferimenti e a rimettercelo. Proviamo
Perché è assurdo, dico. Gli altri pure non giocavano tanto. Rimuovi dalla lista prestiti, perfetto. Ora rimetti, aggiungi alla lista prestiti. Dai, è così. Dai, dai, vattene, zio, vattene. Andiamo qui. Tra l'altro, c'è la faccina rossa. Tra l'altro, c'è la faccina rossa. Quindi, questo ora farà cavoli amari nello spogliatoio. E poi saremo costretti a venderlo praticamente a 2 lire. Il The Rock dei poveri, dai, dai. Niente, si sta chiudendo il mercato, niente, si è chiuso così. Si è chiuso così. Johnson ci rimane sul groppone, signori miei. Johnson ci rimane sul groppone e noi ce lo teniamo. Che dobbiamo fare? Ce lo teniamo. Detto questo, ragazzuoli, chiudiamo il mercato. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti, i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Per un prossimo video. Bella raga, ciao!